Benvenuti a questo tutorial su come cambiare i vostri bulloni sotto la tavola. Qua, come vedete, il bullone è andato perso proprio e abbiamo perso i bulloni, però ci siamo fatti poco male, no? Questo è l'Ogwood che produciamo noi. Questa è la tavola più vecchia di Westlands, è la prima tavola fatta 2 anni e mezzo fa. Questa invece è stata fatta circa 3-4 mesi fa per un caro amico, vedete, con lo stencil impresso lì. Le tavole che noi usiamo sono Betulla 15 mm, poi dipende dal peso del rider, se è maggiore quindi ci vorrà una tavola più spessa, se è minore tavola più fina, tipo dai 70 agli 80 kg va bene una tavola da 14 mm normale. Il materiale è molto resistente e allo stesso tempo elastico. Il legno deve essere appunto resistente e elastico, perché se prendiamo un legno troppo duro la tavola non ha flessibilità, quindi non ha, diciamo, forza centrifuga per muoversi, quindi non andrete mai veloce. Quindi una tavola di betulla 13-14 mm in questo caso è adatta per fare un longboard. Andiamo ad aggiungere in questo caso solo una rondellina come qui. Se poi avete bisogno di guardare tutto il track, andremo a fare 4 buchi in corrispondenza del track. Vite sotto, rondellina sopra e andremo ad abitare. Questo è il nostro set di porta attrezzi quando usciamo. Sì, se dovesse succedere qualcosa per strada, subito andremo a riparare la tavola. E lo trovate su westlands.com. In questo caso il perno che abbiamo è rientrato troppo nella tavola. Questo dopo i vari cambi dei track e dei perni, quindi dovremmo sostituirlo. Ok, questo è un perno con cacciavite, quindi cacciavite dietro e chiave in questo caso da 10. Di prima, il track non si muove più e siamo pronti per andare in strada. Grazie per questo tutorial, a presto Westlands.